Ora si diversi dei registrerà la nostri conferenza. iscritti sono in arrivo, ma dobbiamo in qualche maniera rispettare il tempo dei presenti e anche del nostro docente che ci terrà la lezione. Intanto io parto proprio di qui dal ringraziamento al professor Simone Neri Serneri, caro amico che costituisce per me e per tanti degli antifascisti fiorentini un punto di riferimento di grandissima importanza per i suoi studi, la sua presenza, la sua disponibilità, il suo impegno davvero importantissimo, importantissimo per quell'ambito di conoscenze storiche, non solo, e antropologiche, che riguardano proprio la pagina del nostro paese del secolo scorso, con particolare riferimento rispetto ai nostri interessi al ventennio, alla guerra e alla resistenza. Ma le sue opere, i suoi studi sono di notevole importanza anche per tutto il resto del secolo scorso, dell'età contemporanea, tanto che proprio questa ultima lezione chiude il corso con un'attenzione specifica a quello che è stata una pagina che la mia generazione ha vissuto, ma per fortuna di chi è più giovane, molti credo dei presenti, dei corsisti, hanno sentito rammentare oppure l'hanno vissuta quando erano bambini, ed è quella della violenza politica negli anni 70. Naturalmente questo argomento non è in qualche maniera altro rispetto alle tematiche che abbiamo affrontato nelle lezioni precedenti, perché sappiamo che c'è una continuità nella lunga e difficile e complessa vicenda. La storia del nostro paese, della società italiana e dei soggetti sociali che si sono mossi in questo contesto, in questo scenario, una continuità che qualche volta è occulta o carsica, qualche volta è più esplicita, ma è fatta di rimandi o di vere e proprie connessioni con questioni, comportamenti, ideologie che abbiamo sentito nelle lezioni precedenti. Io non mi soffermo oltre, do alcune informazioni, le ricordo e le ripeto per chi non avesse potuto partecipare alle lezioni precedenti, che gli attestati di partecipazione verranno prodotti dall'Istituto Storico della Resistenza in Toscana, ormai nei prossimi giorni ci metteremo d'accordo con il direttore, col professor Mazzoni, e li acquisiremo noi e poi le manderemo a tutti gli interessati e le interessate. Decideremo poi se mandarli per posta o per posta elettronica, comunque li avrete. Non vi posso dare una data precisa, ma insomma, come si dice, prima possibile. Ecco. Poi, se qualcuno di voi avesse liberamente e autonomamente anche così qualche riflessione, qualche valutazione da inviarci, lo ringraziamo in anticipo perché questi impegni, che non sono rituali o tantomeno liturgici, per noi sono funzionali ad un nostro modo di interpretare il ruolo, la funzione e l'impegno dell'ANPI, dell'Associazione dei Partigiani Italiani, in particolare in questo caso rispetto al mondo della formazione, alla scuola o comunque al rapporto con le nuove generazioni e per tutto ciò che concerne l'importanza decisiva, strategica dei saperi e della cultura e all'interno di questa ovviamente della cultura storica. Per questo pensiamo che sia importante mantenere questo impegno e possibilmente
nel limite del possibile, migliorarci sempre ogni volta che lo riprendiamo. Quindi, nel salutare tutti i presenti, io fra l'altro mi scuso, ma devo abbandonare subito dopo per andare ad una riunione che è contemporanea, a cui non possiamo mancare perché fra 20 giorni sarà il 10° anniversario della scomparsa di Teresa Mattei. E quindi, insieme all'Istituto Scolastico di Bagnoaripoli, che è intitolato Teresa Mattei, stiamo concordando delle iniziative specifiche sia dentro la scuola sia fuori per ricordare questa grande figura che è patrimonio, come dire, di tutti gli italiani, è stata la più giovane costituente, ma che ha tracciato una parte della sua vita proprio a Bagnoaripoli. Quindi noi ne siamo onorati e ci sentiamo particolarmente impegnati nel valorizzare la sua figura e la sua memoria. Naturalmente per la sezione rimane, qui ci sono altri compagni e compagni della sezione, però c'è la vicepresidente Grazia Gerbi che terrà i fili per la sezione. Quindi nuovamente grazie a tutti, buona lezione, io la vedrò registrata, come avete visto già noi abbiamo inviato e messo sui nostri social le registrazioni delle prime tre lezioni, metteremo anche questa ultima. Grazie sempre al lavoro preziosissimo di Patrizia Zanaga e del Comune di Bagnoaripoli. Credo di aver espletato questo mio compito di saluto. Ripeto, un grandissimo ringraziamento e se permettete un abbraccio personale a Simone Neri Serneri. Grazie Simone, buona lezione a tutti. Bene, grazie, grazie Gigi di queste parole affettuose e di questa presentazione troppo, troppo elogiativa. Allora, direi di entrare subito nel merito, facendo necessariamente un paio di premesse. Allora, il titolo della lezione è Violenza politica e democrazia negli anni 70, quindi noi parleremo della violenza politica e del rapporto con le nostre istituzioni democratiche. Quando si parla di violenza politica, si investe un tema che ha immediatamente una valenza ideologica, ha delle implicazioni valoriali rispetto ovviamente ai soggetti chiamati in causa, alle finalità, alle strumentalità con cui si usa la violenza. Allora, anche quando parliamo di violenza come fenomeno a sé, che è quello che faremo oggi, dobbiamo farlo sempre con grande cautela, cioè innanzitutto contestualizzando da un lato, ma anche sempre mantenendo presente il rapporto con la conflittualità, perché la violenza politica ovviamente è sempre una manifestazione di conflittualità sociale oppure appunto più esplicitamente politica. Questo è il nesso che dobbiamo sempre avere presente, un nesso appunto con la conflittualità che alcuni attori praticano attribuendo quindi alla violenza una finalità strategica, quindi un collegamento diretto con i loro obiettivi. Sono gli attori, per capirsi, che praticano, intendono praticare, si propongono di praticare la lotta armata o il terrorismo, che sono due cose un po' diverse, cioè intendo per terrorismo quegli atti che vogliono indurre terrore, quindi spaventare, indurre un sentimento di paura nell'opinione pubblica e nei soggetti istituzionali. Peraltro, lotta armata e terrorismo sono la forma estrema, appunto strategica, di un continuum di atteggiamenti che non hanno una separazione netta tra di loro, ma sono appunto un ventaglio di comportamenti che hanno intensità diversa, ma quindi anche contiguità, ragione d'essere comune. Allora, due livelli, un livello strategico
ma per così dire più in basso, un livello meno intenso, ma non completamente separato sul piano dei comportamenti, ma che risponde a intenzionalità in parte diverse. Quindi il rapporto con la conflittualità e dall'altro, dicevo in apertura, il rapporto con il contesto e il rapporto con la conflittualità sono essenziali da tenere presenti per distinguere le diverse pratiche violente e le loro diverse valenze politiche. Allora, la violenza è un fenomeno che ha dei caratteri generali, ma noi, se non vogliamo scadere sul piano meramente ideologico, peggio ancora morale, dobbiamo sempre fare riferimento appunto al contesto in cui si colloca e alla conflittualità che vuole esprimere, quindi al rapporto strategico per alcuni o invece più banalmente, più genericamente strumentale per altri, che è appunto la violenza rispetto alle pratiche di conflitto nelle quali si inserisce. Il contesto, innanzitutto. Il contesto, nel nostro caso, è quello che a partire dalla fine degli anni 60 e più o meno per tutto il decennio successivo, vede innanzitutto una molto rilevante, molto consistente in termini quantitativi e qualitativi mobilitazione giovanile e mobilitazione operaia, il 68 per capirsi e poi il 69 operaio. Ma attenzione, il contesto è anche il contesto delle politiche di cosiddetto centro-sinistra, insomma la coalizione di governo che univa la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e i partiti laici minori, il contesto delle difficoltà in cui la politica di centro-sinistra che si era aperta all'inizio del decennio stava via via mostrando, difficoltà da un lato, ma persistenza come formula di governo prevalente, formula di governo che si stava però appunto mostrando fragile e nello specifico anche in difficoltà a contenere la crescita del maggior partito di opposizione, cioè del Partito Comunista. Quindi abbiamo un contesto di mobilitazione soprattutto giovanile e operaia, un contesto dove il sistema politico si trova in crescente difficoltà rispetto alla formula di governo, all'alleanza di governo, al progetto di governo dominante, dove abbiamo poi un partito di opposizione in crescita. Ancora il contesto più in generale, se vogliamo, più sullo sfondo, è un contesto dove emergono con forza crescente le tensioni che accompagnano, ed era naturale che accompagnassero, ma adesso sono sempre più forti queste tensioni che appunto accompagnano quella grande trasformazione, se vogliamo, quella modernizzazione del paese che era in corso da almeno un decennio. Queste tensioni si traducevano nell'indebolirsi del prestigio e anche dell'efficacia di quelle agenzie, penso non solo ai partiti politici, ma innanzitutto alla scuola, alle istituzioni dello Stato, pensiamo all'esercito, pensiamo poi alla Chiesa, pensiamo alle stesse aziende di lavoro, cioè tutte quelle agenzie che avevano fino allora orientato, integrato la società italiana in un
contesto che potremmo definire di democrazia paternalista, quella democrazia che si era affermata all'indomani del fascismo. Ecco, queste agenzie, questa via alla modernizzazione, alla fine degli anni 60 mostrava tensioni evidenti. Erano evidenti nella critica anti-autoritaria che i giovani per primi esprimevano, ma che andava diffondendosi in molti ambiti della società. Erano evidenti queste tensioni nel diffondersi di istanze liberali, se vogliamo anche libertarie, che erano diffuse e sempre più forti in tutta la società occidentale e anche in quella italiana. Quindi un contesto che mostra una mobilitazione attiva di alcuni soggetti, una debolezza del quadro politico, una crisi delle istituzioni, preferisco dire delle agenzie, che fino allora avevano orientato la modernizzazione dell'Italia in un quadro appunto di democrazia paternalista. Questi strumenti erano sempre messi in difficoltà crescente dal diffondersi di una cultura anti-autoritaria, liberale, libertaria, che investiva non solo i giovani, non solo gli operai, ma ceti sociali più ampi. Ecco, allora abbiamo in qualche modo cominciato a individuare i due poli del nostro ragionamento. Da un lato la violenza politica come parte di un conflitto sociale e valoriale più ampio, e dall'altro le istituzioni dello Stato, quindi le istituzioni della Repubblica e il sistema politico, quindi l'assetto di governo, il rapporto tra governo e maggioranza, il sistema dei partiti. In sostanza, la democrazia italiana, la vorrei dire fragile democrazia italiana, ha poco più di 20 anni, 25, dalla sua instaurazione. E detto questo, la violenza che si manifesta in quel contesto nasce da istanze o risponde a progetti diversi. Cercherò di passare in rassegna, per quanto possibile, rapidamente, muovendo da una premessa: non siamo di fronte allo scontro tra due soggetti, che siano comunismo, anticomunismo, fascismo e antifascismo. Non dobbiamo uscire da una visione duale. Cioè, scusate, dobbiamo uscire da una visione duale, non dobbiamo avere una visione manichea, ma non nel senso, è ovvio da che parte stanno i valori positivi e quelli negativi, ma non tutto questo per dire però che non ci sono soltanto due soggetti che si scontrano, c'è piuttosto, forse alla fine ci sono in una certa misura due schieramenti, ma soprattutto voglio richiamare l'attenzione sul fatto che c'è una pluralità di istanze, una pluralità di attori, parlo dello scontro violento, una pluralità di attori che si susseguono nel tempo con elementi di continuità, ma anche con delle discontinuità. Usciamo quindi da una visione schematicamente dualistica, usciamo da una visione che qualche volta ritorna di tipo complottista. I grandi vecchi, una mano che manovra tutto, o al contrario, poteva dirsi allora, un pericolo comunista diffuso al centro della nostra società. No, il quadro è molto più composito.
Fatta questa premessa, ovviamente, però entriamo nel merito, cerchiamo di ricordare schematicamente i diversi progetti, le diverse istanze, non necessariamente sempre progetti, che praticano la violenza politica. Guardando innanzitutto a destra, e quindi a destra si usa la violenza per reagire al contesto che ho schematizzato prima, reagire alla crisi del centro-sinistra, superare evidentemente a destra la formula del centro-sinistra, la sua debolezza, la debolezza del sistema dei partiti, arginare i movimenti che si vedono dilagare nella società e le pressioni che quei movimenti esercitano sulle grandi agenzie sociali. A destra quindi abbiamo, almeno schematicamente, due linee principali. Una tendenza che potremmo chiamare golpista, cioè che mira a attuare, a preparare, a sollecitare un colpo di Stato, e i segnali ci sono. Fin dalla metà degli anni 60 richiamo il piano Solo del 63 e poi più avanti il golpe borghese del 1970, la cosiddetta Rosa dei Venti, un'altra organizzazione dei vertici militari, istanze varie che possono apparirci più o meno solide, ma che comunque sono ben presenti nel tempo. Sono animate da persone e da gruppi che si muovono in generale nella destra dell'arco politico, non solo nel movimento sociale, anche dentro la Democrazia Cristiana, per intendersi nelle sue componenti di destra, nelle istituzioni, in particolare nelle forze armate, hanno rapporti, questa tendenza, questi soggetti, con alcuni esponenti della Democrazia Cristiana e anche del Partito Socialdemocratico. Sono spesso in relazione più o meno diretta con ambienti della NATO o con settori dell'amministrazione statunitense, anche se ciò non significa che siano ai loro ordini o che siano sempre in relazione diretta con i vertici o godano dell'appoggio di questi ambienti, appunto NATO e amministrazione statunitense, però sono sicuramente in rapporto con elementi che sono all'interno di queste strutture. E poi sempre a destra c'è invece, più che invece anche, una destra propriamente neofascista che è interna ed esterna al partito neofascista, cioè al movimento sociale italiano, interna e esterna, sia perché si colloca appunto dentro e fuori questo partito, sia perché entra e esce da questo partito. E ovviamente il riferimento principale è alle organizzazioni denominate Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, che con il movimento sociale hanno un rapporto di competizione e cooperazione, e lo stesso Ordine Nuovo, a cominciare dal suo fondatore, rientra in gran parte dentro il movimento sociale. Addirittura Rauti ne fu per un certo periodo il segretario. Questa destra neofascista si muove in modo militante nelle strade, pratica il conflitto aggressivo squadrista nei confronti degli avversari e confidano nell'appoggio, o comunque sono in attesa di quell'altro attore, cioè di quegli ambienti golpisti. Questo soprattutto dopo quello che è accaduto in Grecia, cioè colpo di Stato ai militari greci nel 1967, cioè immediatamente prima del 68-69 di cui stavamo parlando. Questi due attori, il vertice e la base militante, sono i protagonisti di quella che è stata definita la strategia della tensione. Un'operazione, un insieme di operazioni che si dispiegano soprattutto fra il 69 e il 74, ma
sicuramente gli antecedenti ci sono a partire dal 66 e che in sostanza l'obiettivo della strategia dell'attenzione è quello di accrescere il consenso nell'opinione pubblica e ovviamente dentro le istituzioni verso una risposta autoritaria a quella crisi di cui parlavo prima. E questo consenso si intende farlo crescere enfatizzando il carattere sovversivo, cioè comunista, il nostro nemico storico, il comunismo, e adesso è un nemico più attivo che mai, lo vediamo in questi movimenti. Appunto, si enfatizza il carattere da un lato sovversivo dei movimenti giovanili di contestazione e dall'altro se ne enfatizza il carattere violento. Come si fa a enfatizzare questi elementi? Lo si fa sostanzialmente attraverso tre metodi. Primo, non in ordine di importanza, ma forse anche preparando e realizzando degli attentati che non vengono rivendicati, sono attentati dinamitardi sostanzialmente, alcune volte non causano vittime, altre volte causano, ovviamente, pensa piano, numero elevato di vittime. Questi attentati non rivendicati sono da attribuire appunto alla sinistra radicale nella idea della strategia dell'attenzione. Come a dire, il movimento è un movimento violento e fa attentati. Secondo strumento sono appunto i progetti più o meno credibili di colpo di Stato, perché anche i progetti meno credibili comunque alimentano l'aspettativa del colpo di Stato, inducono a prepararne dei migliori, sollecitano la preparazione di più efficaci colpi di Stato. E infine, terzo strumento è l'incremento appunto della violenza diffusa, le aggressioni, gli attentati più piccoli, rivendicati magari. Come a dire, anche qui c'è un clima di violenza nelle strade del paese e quindi occorre una risposta autoritaria. Di questa strategia l'episodio più eclatante è ovviamente l'attentato del 12 dicembre del 69 alla Banca dell'Agricoltura a Milano in Piazza Fontana. 17 morti e quasi 90 feriti, non è affatto l'unico, altri sono altrettanto noti, molti altri sono meno noti. In un decennio i morti per strage furono circa 150 i morti, senza contare i feriti. Passaggio decisivo di questa strategia è il 68-69. Questa strategia comincia a declinare alla fine del 73 e soprattutto nel corso del 74. Perché comincia a declinare? Comincia a declinare sostanzialmente perché la Democrazia Cristiana prende, possiamo dire finalmente, con decisione le distanze rispetto alla tolleranza che aveva dimostrato fino allora e all'ambiguità che aveva dimostrato nei confronti della destra radicale, l'aveva dimostrata e l'aveva ricercata questa tolleranza in funzione anticomunista. La posizione equidistante si pensava potesse avvantaggiare appunto la centralità della Democrazia Cristiana, era la teoria degli opposti estremismi. In realtà, intorno alla fine del 73, diventa evidente agli occhi di gran parte di quel partito, che è il partito di governo ovviamente, che quella equidistanza non la avvantaggia. I progetti, diciamo, gollisti, cioè di rafforzamento del peso del governo, magari del peso della stessa Presidenza della Repubblica, non hanno spazio, non vanno avanti. E viceversa, la Democrazia Cristiana rischia di rimanere in qualche modo travolta da questi progetti autoritari, cioè di essere messa da parte non solo ovviamente dai progetti golpisti, ma anche dai progetti gollisti, cioè quelli che mirano a trasformare
la Repubblica in senso presidenziale o comunque più accentrato, perché andrebbero a scapito della forza del partito in quanto tale e avvantaggerebbero solo alcuni leader. E da quel momento, quando si comprende che ciò non ci po non porta vantaggio, la destra stragista si mette in proprio e lo stesso in qualche modo fa la destra militante, che poi nella seconda metà del decennio darà origine a quelle formazioni armate, i nuclei armati rivoluzionari, il cosiddetto spontaneismo armato, che recuperano anch'essi non a caso una radicalità antistituzionale. Insomma, si spezza quella convergenza tra parte delle istituzioni e antifascismo e fascismo militante che invece era ancora ben presente tra il 67 e il 73, direi. E però appunto c'è una nuova stagione della violenza armata di destra, così come, ricordiamoci, c'è una nuova stagione del disegno neoautoritario che cerca di essere più sofisticato, ed è quello che si raccoglie intorno a Licio Gelli e alla P2. E è un disegno che, per quanto ne sappiamo, ancora ne sappiamo abbastanza poco, si sviluppa appunto nella seconda metà degli anni 70, e è un disegno che cerca di coniugare una infiltrazione più moderna nelle istituzioni, quindi non necessariamente il colpo di Stato, ma coniugare questa infiltrazione, questa opera di pervasione, di controllo delle istituzioni dall'interno con alcuni atti violenti, però intimidatori o volti ancora una volta a manipolare l'opinione pubblica, enfatizzando la minaccia terroristica, e la strage di Bologna dell'agosto dell'80 rientra sicuramente in questo. In questo disegno. Quindi a destra, in generale nella storia italiana, il tornante del 73-74 è particolarmente rilevante, perché per un motivo l'ho detto, ovvero appunto il declino della strategia della tensione, perlomeno nella sua versione più importante, più efficace e più classica, accoppiamento fascismo squadrista e disegni di colpo di Stato, ma ancora nel 73-74 emerge un altro fenomeno, quello che le istituzioni e l'opinione pubblica chiamano all'epoca e anche dopo terrorismo, e poi su questo ci torneremo. Su questo termine, e che è un fenomeno violento, una serie di pratiche violente che invece sono radicate nella cultura politica della sinistra radicale. Esiste infatti un'altra progettualità, oltre a quella della destra, che considerava strategico l'impiego della violenza. Da dove viene, dove nasce, dove si radica? Quella mobilitazione giovanile e operaia a cui ho fatto cenno prima, che certo non posso illustrare nella sua ampiezza, nella sua ricchezza, quella del 68-69, produce negli anni immediatamente successivi una serie di organizzazioni politiche, quelle che chiamiamo la sinistra extraparlamentare, la sinistra radicale, possiamo usare vari termini. Per capirsi, le organizzazioni che presero il nome di Lotta Continua, Partito Operaio, vari gruppi che si dicevano marxisti-leninisti, queste organizzazioni, ma anche nacque da quelle mobilitazioni un altrettanto ricco e importante tessuto di organismi locali, cioè non hanno una presenza nazionale, non intendono averla,
sono i cosiddetti collettivi nelle scuole, nei quartieri, nei luoghi di lavoro. Ecco, dentro questo ampio tessuto, che ha varie e diverse progettualità e pratiche conflittuali, dentro questo tessuto, sia quello della Nuova Sinistra, sia quello degli organismi locali, nascono anche due tendenze che vedono nella violenza una risorsa politica. Due tendenze che peraltro hanno elementi di continuità tra di loro. E di nuovo, attenzione, nascono in questo ambito, ma non intendo affatto dire che questo ambito, o meglio questi due ambiti, la sinistra extraparlamentare e la rete dei movimenti, dei collettivi, si riducano all'uso della violenza, abbiano soltanto la violenza come risorsa, niente affatto. Ma hanno anche alcuni di questi considerano la violenza una risorsa. E sostanzialmente le tendenze sono due, anche qui schematizzo molto. Una tendenza è quella che considera la violenza uno strumento difensivo, e mettiamo questo difensivo almeno in parte tra virgolette. La violenza serve a tutelare la libertà di iniziativa del movimento nei confronti delle forze dell'ordine e soprattutto nei confronti dello squadrismo neofascista. Dobbiamo difenderci dalle aggressioni dei neofascisti, dobbiamo far sì che le forze dell'ordine non impediscano le iniziative del movimento. È una violenza quindi a relativamente bassa intensità, anche se ci sono episodi più forti e più violenti, appunto, che tende a vedere la violenza come uno strumento tattico di un movimento che peraltro, va ricordato, si dichiarava rivoluzionario, cioè intendeva infrangere le istituzioni politiche e infrangere gli assetti sociali dominanti. Quindi nel lungo periodo aveva una visione violenta, ma in questa fase considera la violenza tendenzialmente uno strumento tattico. Ma dentro questa progettualità appunto rivoluzionaria, anticapitalistica e antistatale, matura anche un più vasto disegno e un più vasto processo di militarizzazione della lotta politica. Cioè si passa dal considerare la violenza uno strumento da utilizzare nelle piazze, per capirsi, a una concezione che invece ritiene che sia all'ordine del giorno il passaggio alla lotta armata, cioè che la politica debba avere un aspetto militare stabile, importante, strategico. Questa idea, peraltro, l'idea quindi della lotta armata, a sua volta si incarna in ipotesi diverse, che hanno tempi e anche pratiche diverse. Non c'è un solo progetto di lotta armata, tempi e pratiche diverse che si rinnovano nel tempo e che solo in parte questi disegni diversi, queste pratiche diverse, solo in parte travasano l'una nell'altra. Ci sono progetti che iniziano e poi si spengono, progetti che si trasformano, progetti che nascono più tardi, progetti che confluiscono. Dunque, i disegni della lotta armata sono diversi, anche a sinistra, appunto. In modo molto schematico possiamo richiamare la spinta, quella che poi si incarna soprattutto, ma non solo, nelle Brigate Rosse, la tendenza a creare una organizzazione militare. La politica è in questa fase una organizzazione militare.
non c'è distinzione tra iniziativa politica e iniziativa militare. Questo è il disegno delle Brigate Rosse, non proprio nella fase iniziale, ma a partire appunto all'incirca dal 1974, quando passano alla cosiddetta fase di attacco, loro dicevano, al cuore dello Stato, quindi attacco all'istituzione, al sistema politico, e non più, invece usano la violenza, non più e non soltanto, nelle lotte, soprattutto nelle lotte di fabbrica. È una pratica che si basa su aggressioni, sequestri e uccisioni di esponenti, più o meno esponenti politici, ma anche poi in parte giornalisti, ma soprattutto esponenti delle istituzioni militari, sistema penitenziario, magistratura, più o meno importanti. Su questa strada le seguono altre organizzazioni. I nuclei armati proletari che agiscono tra il 73 e il 77, che si concentrano sul mondo delle carceri, e altre organizzazioni che vengono sostanzialmente riassorbite dalle Brigate Rosse. Un caso a sé è invece quello di prima linea, che deriva dall'altra tendenza, che ora spiegherò nel dettaglio, ma siccome prima linea è anch'essa una organizzazione essenzialmente militare, che nasce nel 77, dura più o meno fino al 1981, nasce da una lunga fase di incubazione, nasce più o meno a partire dal 75-76. Prima linea vorrebbe esprimere un altro disegno, quello che spiegherò a breve, ma anch'essa in realtà diventa un'organizzazione essenzialmente militare, ed è diventa un'organizzazione inevitabilmente condizionata dalla scelta stessa di costituirsi come organizzazione separata, anche se inizialmente voleva essere qualcos'altro. Cosa voleva essere? Voleva essere appunto espressione di quell'altra tendenza alla lotta armata che è presente nell'Italia di questi anni, una tendenza che recepisce istanze presenti nelle organizzazioni della sinistra extraparlamentare e nella rete dei collettivi locali, cioè l'idea che si debba dar vita a una sorta di mobilitazione armata di massa, cioè l'intero movimento deve darsi alla pratica militare senza cessare di essere un movimento. Quindi si deve sempre mantenere un rapporto stretto, questo si teorizzava, tra la mobilitazione di massa, e quindi non solo dei militanti armati, un rapporto stretto tra la mobilitazione di massa e l'uso delle armi. Perché si arriva a teorizzare questa forma di lotta politica, cioè l'armamento di massa? Ci sono vari e diversi fattori, sono fattori contingenti che appunto non a caso si incardinano sulle date che richiamavo prima. La crisi sociale che si acuisce a partire dal 73, la trasformazione del tessuto produttivo e l'avvio di processi di precarizzazione del lavoro che poi emergono con forza nel 77, e questi processi che sono di crisi sociale colpiscono innanzitutto appunto il mondo giovanile, il mondo del lavoro operaio marginale, quello che ha fino allora animato quelle organizzazioni. Questo è un primo motivo, la crisi sociale, cioè la fine dell'idea che la lotta operaia possa essere veicolo di emancipazione. Dopo l'ultima grande esplosione proprio del 73. Un altro elemento è l'impasse in cui si trova il disegno politico della stessa sinistra extraparlamentare,
il disegno sostanzialmente era quello di creare un partito delle lotte di massa, un partito politico, e questo partito politico invece non cresce, non si costituisce, anzi aumenta la frammentazione in quest'area, e quindi qualcuno risponde dicendo non è la strada del partito politico, ma la strada della lotta armata, quella che ci può permettere di raggiungere l'obiettivo. L'altra ulteriore istanza è quella del rapporto che viene via via ridefinendosi tra soggettività individuale e soggettività collettiva. Cioè, la sensazione crescente che appunto non ci può essere una rivoluzione nel futuro, un cambiamento nel futuro, come ancora tutto sommato si pensava nel 68 e negli anni immediatamente seguenti. Il cambiamento deve essere qui e ora. Il rapporto tra esperienza e orizzonte di aspettativa si restringe, quasi collassa. Vogliamo il comunismo, allora dobbiamo praticarlo, non è qualcosa che raggiungeremo nel tempo. È la fine dell'idea di progresso, anche del progresso rivoluzionario. E tutto questo spinge una parte del movimento alla radicalizzazione. Questo avviene soprattutto in un'area politica che emerge fra il 73 e il 77, e che prende il nome più o meno di autonomia operaia, e che è appunto una rete informale di collettivi radicati nel mondo giovanile, nel mondo operaio marginale, nelle realtà di quartiere. Questo è sostanzialmente l'uso che la sinistra radicale fa della violenza politica, l'orizzonte nel quale lo teorizza e che ha ovviamente nell'uccisione di Moro è il momento più eclatante, ma in realtà ricordiamoci che il periodo di maggior crescita delle organizzazioni militari, armate della sinistra radicale, quelle che vengono chiamate terroristiche, si ha negli anni successivi, fra il 79 e l'81, cioè dopo l'esaurirsi del movimento del 77, in parte proprio come conseguenza dell'esaurirsi di quel movimento. A questa violenza della sinistra radicale sono addebitabili circa 350 vittime tra morti e feriti, e complessivamente i calcoli non sono affatto facili, si discute tuttora. I morti imputabili a sinistra sarebbero circa 120, un numero dal quale però sono esclusi gli stessi militanti della lotta armata, terroristi, se di voglia, morti appunto in quelle vicende. E appunto uso entrambi i termini, lotta armata e terrorismo, perché? Perché in sostanza tra gli obiettivi della lotta armata praticata dalla sinistra, certo vi era l'idea di spostare concretamente i rapporti di potere, ma c'era anche un disegno prettamente terroristico, cioè quello di intimidire gli esponenti politici, magistrati, funzionari pubblici, intellettuali, forze dell'ordine, anche quelli non colpiti direttamente, ma naturalmente intimiditi dalle azioni violente condotte nei confronti dei loro colleghi. Ecco, se questo è il quadro complessivo, vedo che ovviamente il tempo vola, cerco di stringere due questioni. La prima è quali furono le ragioni generali di questo ampio ricorso alla violenza politica? Perché particolarmente in Italia si ebbe un così ampio ricorso alla violenza politica? Allora, molto schematicamente, magari ci torniamo nella discussione. Intanto dobbiamo avere presente che la violenza era un elemento molto più presente nella cultura politica dell'epoca, in generale, non soltanto ovviamente a sinistra o nell'estrema destra. È
era molto più presente in termini generali. Poi possiamo richiamare innanzitutto ovviamente l'eredità del fascismo. Erano passati nemmeno 30 anni dalla fine del regime, un regime costruito sulla violenza, la cui eredità pesa ovviamente a destra, in termini generali e soprattutto con la memoria di Salò e la memoria della guerra civile persa da cui ci si vuole riscattare, questo è un elemento molto concreto, 20 anni dopo, è appena ieri che abbiamo perso, possiamo riscattarci. Ma ovviamente anche a sinistra pesa il ricordo della lotta partigiana, ma soprattutto, a mio parere pesa quell'insegnamento che le forze popolari, le forze progressiste hanno appreso attraverso la mobilitazione resistenziale, ma ancora di nuovo attraverso ciò che è accaduto negli anni 50, cioè l'insegnamento che è solo la mobilitazione diretta che consente di spostare gli equilibri politici, anche istituzionali. Abbiamo avuto la Repubblica e la Costituzione perché abbiamo fatto la Resistenza, abbiamo avuto il centro-sinistra che magari non ci piace nemmeno tanto, ma abbiamo battuto Tambroni, quindi il tentativo di una svolta radicale a destra, perché ci siamo mobilitati nelle piazze. Quindi l'idea che solo la mobilitazione diretta tutela le forze della sinistra, le forze progressiste e le fa andare avanti. D'altra parte, il contesto internazionale suggeriva qualcosa del genere, le lotte anticoloniali, l'Algeria, che diventa indipendente dopo il 60, scusate, nel 62, dopo 8 anni di mobilitazione anche armata, il Vietnam, molte realtà dell'Africa e viceversa, ovviamente l'insegnamento della Grecia e l'insegnamento del Cile. Quindi laddove non ci mobilitiamo e dove non ci difendiamo anche con le armi e dobbiamo prevenire l'arrivo del nemico, se non facciamo questo, l'esito è quello di un nuovo fascismo. D'altra parte, il Mediterraneo era fatto di questo, dal Portogallo alla Spagna, alla Grecia, appunto. Sul versante interno, la violenza, non era certamente assente dalla gestione dell'ordine pubblico, l'uso delle armi da fuoco da parte della polizia non era mancato, non solo negli anni 50, all'inizio degli anni 60, ma ancora dicembre 68, Avola. E altre situazioni simili, Avola, faccio riferimento al fatto che la polizia sparò su una manifestazione di braccianti e ne uccise due e ferì alcuni altri, sparando direttamente a colpi di fucile, per capirsi. La gestione dell'ordine pubblico cambia soltanto a metà degli anni 70, anche se restano episodi gravissimi, opera spesso in squadre speciali. La morte di Giorgiana Masi nel 77, l'uccisione di Pietro Bruno sempre a Roma nel 75 e ovviamente la stessa strategia della tensione lasciava intravedere un disegno di aggressione violenta alle sinistre. Sostanzialmente, insomma, esistevano due spinte alla violenza politica, una che veniva dall'alto, alimentata dall'anticomunismo radicale di settori non marginali della sistema politico e dalle forze dell'ordine e da parte dell'esercito, e non sto qui a richiamare i precedenti immediati dell'organizzazione nate nell'ambito della Guerra Fredda, Gladio, formazioni del genere. Altre spinte analoghe erano presenti all'interno del mondo imprenditoriale, fortemente antisindacale in ampi settori, fortemente connesso con il neofascismo in ampi settori, a partire appunto in reazione al centro-sinistra. La strategia della tensione è anche alimentata da parte importanti del mondo imprenditoriale. Una violenza dunque che viene dall'alto,
una violenza che viene dal basso, in parte espressa dal neofascismo militante e in parte espressa, come ho detto, dal radicalismo rivoluzionario, quel radicalismo che riteneva di dover difendere a mano armata la democrazia in senso lato e soprattutto riteneva di doverla trasformare in una democrazia radicale e sociale attraverso uno scontro armato, si riteneva inevitabile. La violenza, dunque, in questo caso, come strumento di una più ampia mobilitazione sociale. Ecco, ultima questione, le istituzioni repubblicane. In questo contesto, cosa fanno, cosa sono le istituzioni repubblicane? Erano a poco più di 20 anni dalla loro nascita, una sorta di vascello molto fragile che navigava in un mare, di usare una metafora, infestato dai pirati che tentano di assalire queste istituzioni, ma anche un vascello condotto da nocchieri a dir poco timorosi, se non in diversi casi pronti a vendere la merce a quei pirati per salvarsi la pelle. E allora perché la democrazia repubblicana si è salvata? Perché alla fine non c'è stato un colpo di Stato all'inizio del decennio, o magari alla fine del decennio, in risposta al terrorismo di sinistra, o perché ovviamente è fallito il terrorismo di sinistra, ammesso che avesse una chance di vincere. La discussione ovviamente è molto aperta e mi piacerebbe riprenderla con voi. Vorrei proporre alcuni argomenti, perché alla fine è interessante studiare tutto questo, quindi il peso e l'esperienza della violenza del terrorismo negli anni 70, perché ci porta a interrogare su quali sono stati, erano allora e possono essere adesso i fondamenti della nostra democrazia, delle nostre istituzioni. Allora, io credo che si possa dire, ma non affermare, diciamo ipotizzare, che la democrazia repubblicana si è salvata per una serie di motivi convergenti, ovviamente, che provo ad elencare. Uno l'ho già anticipato e lo riprendo adesso: il fatto che la democrazia cristiana cominciò a sentirsi, da un certo punto in poi, direttamente minacciata da quelle spinte autoritarie e appunto golpiste, soprattutto dopo il 72. Nel suo insieme, avvertì che spostarsi a destra, quindi abbandonare il centro-sinistra, appoggiarsi ai liberali, magari al movimento sociale, quindi tornare al centrismo, l'avrebbe ulteriormente indebolita, avrebbe acuito lo scontro nel paese, avrebbe rafforzato le sinistre. Uno spostamento a destra avrebbe rafforzato le sinistre, posto quindi la Democrazia Cristiana di fronte a uno scontro più acuto di quello che doveva fronteggiare e l'avrebbe resa ostaggio delle destre. Insomma, ci si rese conto che non era possibile tornare al centrismo di quasi 20 anni prima. Tornarci da posizioni di forza, si sarebbe tornati su posizioni di debolezza. Perché? Perché il paese era cambiato. Quindi, appunto, si abbandona la teoria degli opposti estremismi e con molta fatica, con ambiguità e reticenze, ci si sgancia dalle collusioni e si allentano le protezioni che si erano date alla strategia della tensione. D'altra parte, al tempo stesso, dal 73 appunto, emerge il terrorismo di sinistra, di cui la Democrazia Cristiana era l'obiettivo primo, e quindi spinse la Democrazia Cristiana a identificarsi, anche strumentalmente ovviamente, con le istituzioni. Il culmine di questa identificazione
la cosiddetta linea della fermezza, all'epoca 78 del sequestro Moro, e quelle istituzioni in cui ci si riconosceva, magari fino a un certo punto si pensava anche di poter in parte modificare se non abbattere, sicuramente diventano lo schermo fragile dietro il quale per tanti aspetti ci si nasconde o comunque dietro il quale si prova a salvarsi, salvare le istituzioni da parte della Democrazia Cristiana per salvare se stessi. Questo fu sicuramente uno degli elementi, se volete un atteggiamento in parte strumentale, ma comunque un atteggiamento sicuramente rilevante. Secondo elemento, il Partito Comunista. Il Partito Comunista abbandona all'inizio degli anni 70 quella strategia che era stata ancora della segreteria Longo, sostanzialmente una strategia che mirava a mobilitare la piazza contro le istituzioni, perché ci si rende conto che è una strategia pericolosa, non si controlla più la mobilitazione giovanile e operaia, e infatti Berlinguer, soprattutto dopo il 73, inizia una lunga marcia nelle istituzioni, che porta il partito al governo innanzitutto delle amministrazioni locali, e poi nel disegno di Berlinguer dovrebbe ovviamente portare il partito al governo del paese. L'idea è di intercettare un ceto medio progressista, quindi che non è il protagonista delle mobilitazioni di piazza e che invece si percepisce essere la vera novità del quadro sociale dell'Italia di quegli anni, insieme al ritrovato protagonismo sindacale. Quindi ci si appoggia non ai movimenti di piazza, ma al sindacato e al ceto medio progressista, e quindi si riconosce che le istituzioni offrono uno spazio e vanno difese. Soprattutto dopo il 76 la difesa delle istituzioni repubblicane diventa netta. Anche qui ovviamente ciascun partito ragiona secondo il suo interesse, ma è una svolta sicuramente di grande rilievo, con tutta una serie di limiti anche in questo caso che non ho il tempo di analizzare. Credo però che l'elemento alla fine, in ultima istanza, decisivo per la sopravvivenza e, se vogliamo, la salvezza delle istituzioni repubblicane, per la tenuta della democrazia italiana, sia stata proprio la spinta a sinistra, cioè la mobilitazione e la conversione culturale in senso progressista che investe il paese nel suo insieme e che è frutto delle trasformazioni sociali degli anni 60. È una spinta che si manifesta ovviamente sul piano elettorale, la crescita soprattutto, ma non solo, del Partito Comunista, si manifesta nel referendum sul divorzio 1974, che poi alimenta e a sua volta si alimenta di una serie di provvedimenti normativi, cioè le cosiddette riforme che investono il ruolo del sindacato e il mondo del lavoro, cui si riconosce e riesce a ottenere appunto un ruolo ben più importante di prima, investe tutto l'universo dei diritti civili, investe il mondo della salute, la riforma sanitaria, ma la diffusione a livello territoriale appunto delle istituzioni sanitarie, quale frutto della mobilitazione popolare e della mobilitazione dei ceti medi, in quel caso lavorano nel mondo della sanità, ma lo stesso vale nel mondo della scuola. C'è una domanda popolare di istruzione, c'è al tempo stesso un ceto medio che è protagonista della scuola, gli insegnanti, che risponde a questa domanda. Riforme che saranno parziali, limitate quanto vogliamo, ma che sono molto numerose in quegli anni, che alimentano una mobilitazione della società civile, cioè di quella società che si organizza, che diventa protagonista dentro e fuori dei partiti, e
della vita pubblica, della dinamica sociale. Allora questa società civile, nonostante tutto, vuole fare proprie le istituzioni, chiede più partecipazione, chiede più potere, più democrazia, appunto. Non vuole un ritorno al paternalismo più o meno autoritario in nome del riassorbimento della conflittualità sociale. Tollera quando non è protagonista, ma tollera la conflittualità sociale anche radicale, perché non vuole comunque un ritorno indietro al paternalismo autoritario, non vuole un ritorno all'ordine, ma dall'altro anche non vuole farsi espropriare del proprio protagonismo e addirittura ovviamente non vuole essere aggredita da chi esprime, come la sinistra radicale e soprattutto le sue componenti militariste, esprimono in modo estremo un disagio sociale che può essere anche compreso, ma che certamente la società civile, il ceto medio progressista e i ceti popolari nel loro insieme non ritengono che possa trovare risposta attraverso un disegno violento che viene avvertito come espropriazione del proprio protagonismo. Non a caso questa società civile partecipa in massa e dà un segnale molto chiaro già ai funerali delle vittime di Piazza Fontana nel 69, perché è vero che nel 70-71 c'è la cosiddetta maggioranza silenziosa, ma c'è anche una partecipazione popolare che si manifesta appunto già dopo Piazza Fontana, che dà un segnale molto chiaro: noi non siamo impauriti, non stiamo chiusi in casa, partecipiamo ai funerali, non temiamo un'altra bomba. Nel disegno golpista autoritario, Piazza Fontana doveva fare paura, non c'è paura di chi innanzitutto va a quei funerali. E poi, negli anni successivi, nonostante che la paura ovviamente circoli, per carità, ma nonostante questo, gradualmente, in modo sempre più importante, di nuovo ci si schiera. Dopo l'uccisione di Carlo Casalegno, giornalista della Stampa, siamo ormai nella seconda metà del decennio 70, dopo l'uccisione di Guido Rossa, siamo 78-79, e guardate, non tanto dopo l'uccisione di Moro, ovviamente c'è partecipazione anche all'uccisione di Moro, ma è soprattutto l'uccisione di Casalegno e quella di Guido Rossa che mobilitano la società civile. Perché? Perché Casalegno e Guido Rossa sono esponenti della società civile e è in loro, nella loro uccisione, che ci si riconosce come aggrediti. In fondo Moro esprime un sistema politico da cui si è più o meno distanti. Quando vengono uccisi Casalegno e Guido Rossa è chiaro che il terrorismo non ha come obiettivo soltanto la Democrazia Cristiana, ha come obiettivo la società civile. Ecco, tutto questo, e concludo, ebbe comunque costi molto alti. Non possiamo limitarci a dire, beh, vabbè, comunque ne siamo usciti bene. No, abbiamo pagato costi molto alti. Ovviamente sul piano delle sofferenze individuali di chi è stato vittima di quelle violenze, anche naturalmente sul piano di chi è stato vicino e in vario modo coinvolto, abbiamo pagato sul piano della legalità e dei diritti che sono stati salvaguardati, ma con molte sbavature, la grande discussione sulla legge reale, sui poteri maggiori dati alla polizia, sulla creazione di forze speciali, di carceri speciali, in qualche caso, abbastanza limitato per fortuna, sul ricorso alla tortura. E tuttavia le istituzioni hanno sostanzialmente tenuto, non è stata introdotta la pena di morte come era da più parti richiesto, non sono stati previsti potere di emergenza, non ci sono stati tribunali o magistrature speciali, sono stati via via poi previsti percorsi di dissociazione
e gli assetti istituzionali, il rapporto tra governo e Parlamento sono stati salvaguardati. Quello che ne è uscito indebolito, e concludo, è il sistema politico e partitico nel suo insieme, che ha approfittato dell'emergenza per replicare se stesso e non guardare invece alle sfide epocali, e mi riferisco al declino dell'industrializzazione fordista, dello Stato keynesiano, del welfare state, i nuovi assetti mondiali, la globalizzazione incipienti, gli stessi nuovi scenari europei, tutti i problemi che premevano alle porte del nostro paese, lo investivano direttamente, e che il sistema politico invece nascosto dietro la sfida che ha portato alla violenza in quel decennio ha evitato di vedere, in realtà poi ha dovuto farci conti nei due decenni successivi. Vi ringrazio, mi scuso se sono stato un po' lungo, spero ci sia spazio per confrontarci. Grazie professore Neri Serneri, io sono Grazia Gerbi, quindi a questo punto darei la parola a qualcuno se qualcuno vuole fare qualche osservazione o qualche, così, qualche pensiero, qualche domanda al professor Neri Serneri. Abbiamo ancora un po' di tempo, sì, sicuramente sì. Buonasera. Ah, prego, prego. Prego, Maria Luisa. Negli anni 70 non c'era solo l'Italia che era oggetto di lotta armata e terrorismo. In Germania la banda Baader-Meinhof, che ha avuto anche una vita più lunga delle nostre Brigate Rosse, agiva nello stesso periodo. Mi chiedevo, anzi le vorrei chiedere, se avevano più o meno gli stessi intenti, ovviamente sei in grado di rispondere, ma penso di sì, se avevano più o meno gli stessi intenti, se avevano rapporti tra di loro e se dall'altra parte in Europa esisteva qualcosa di simile invece al terrorismo nero che era presente in Italia. Sì, non so se rispondo adesso o raccogliamo le domande. Se qualcun altro vuole fare domande, se no si può anche rispondere adesso. Sì, volevo chiedere una cosa al professor Neri Serneri. Visto le ingerenze che ci sono state nei servizi, dei servizi segreti statunitensi in America Latina e in giro per il mondo, ecco, volevo chiedere, gli agganci ci potevano essere, come ha detto all'inizio, con ambienti della CIA a livello così individuale, ma non c'era, visto la frontiera, no, della Guerra Fredda, noi eravamo vicini, insomma, alla frontiera dei paesi dell'Est. È una posizione strategica, quella dell'Italia, agenda dell'Europa. Ecco, dico, non c'era un disegno più ampio per aiutare queste formazioni neofasciste in funzione proprio anticomunista, in quanto il Partito Comunista Italiano era il partito comunista più forte dell'Occidente e quindi potenziale pericolo in quanto vicini ai paesi del Patto di Varsavia. Grazie. Qualcun altro? Allora, io vorrei provare a fare una domanda se mi riesce, perché non sono ferratissima, cerco sempre un po' di documentarmi su questa parte di storia che è poi la parte della mia infanzia, sono eventi che ho vissuto e che allora ovviamente non comprendevo. A scuola si sono studiati poco per non dire niente e quindi tutto quello che cerco di sapere lo sto cercando per conto mio in questi anni, diciamo, della maturità. Io vorrei capire meglio il passaggio
cioè, capire meglio in relazione proprio come diceva Paolo, credo, il rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti e quindi il passaggio, se si può ricollegare anche a una presidenza diversa, a un orientamento politico diverso, perché negli anni 50 in America siamo in pieno maccartismo, poi abbiamo Kennedy e sicuramente c'è una cesura anche nel modo di vedere, come posso dire, il comunismo e soprattutto la classe operaia. Quindi sicuramente c'è un mutamento nella psicosi americana dei primi anni 50 e quindi di conseguenza poi anche nei rapporti, no, con l'Italia, cioè la longa manus americana noi ce l'abbiamo sempre avuta. Prima si trattava di un appoggio alle versioni di destra. Con Licio Gelli probabilmente c'è appunto un piano di rinascita democratica che poi io mi chiedo anche, insomma, è andato anche abbastanza in porto perché se leggiamo i punti del piano di rinascita democratica e guardiamo un po' la nostra storia più o meno recente, fa un po' impressione. Vorrei capire meglio questo passaggio qui. Cioè, quale possiamo, quale, lei un po' l'ha detto prima, ci sono degli anni che sono un po' dei tornanti. Però vorrei riuscire anche per renderlo più chiaro poi non solo a me stessa, ma poi anche a eventualmente agli alunni, come periodizzare questo snodo. Non so se sono riuscita a essere chiara nella mia domanda. Bene, allora direi intanto provo a rispondere a queste domande, anche se non è semplice per vari motivi, perché ovviamente si sovrappongono molti piani. Allora, intanto noto una cosa, che tutte le domande rimandano a un quadro esterno. È un quadro esterno che esiste, che è importante sicuramente, e fra l'altro su questo ci sono molte pubblicazioni, ovviamente la gran parte sono giornalistiche. C'è un libro molto recente di una collega che insegna a Padova, che si chiama Valentine, insomma Valentina alla francese, Lomellini, come più o meno la Lomellina, scusate, ma la mia pronuncia in questi ultimi 3 anni ha avuto qualche problema, che è pubblicato dalla Terza, ed è proprio sulle tematiche che avete sollevato, cioè sul rapporto fra il contesto internazionale, la sua evoluzione e ciò che accade in Italia. Detto questo, cercando di riprendere i vari spunti che avete sollevato e che, ripeto, sono tutti importanti e interessanti, la mia preoccupazione, anche per via delle mie competenze, cioè del mio interesse di ricerca storico, è però quella che noi dobbiamo, per fare la storia del nostro paese, guardare a quello che accade nel nostro paese. Cioè, nel nostro paese c'è una dinamica politica che comprende anche strategicamente, da parte più attori, il ricorso alla violenza. Poi questo si inserisce ovviamente nel quadro della guerra fredda, delle sue evoluzioni e così via, ma non è il portato diretto della guerra fredda, come ci siamo sempre detto e continuiamo a dirci, che è un modo di non fare i conti con noi stessi. Cioè, noi dobbiamo chiederci quanto hanno pesato gli Stati Uniti, o se volete quanto ha pesato l'Unione Sovietica, ma dobbiamo innanzitutto chiederci perché nel nostro paese, e non solo per il fatto che, come è stato ricordato, è un paese fra virgolette di frontiera, c'è una dinamica così violenta. Quali sono le ragioni specifiche e interne che portano a questo? E anche, come dicevo in chiusura, perché poi alla fine quei progetti, da quelli golpisti a quelli
della sinistra radicale non sono andati in porto. Questo, secondo me, deve essere il punto di partenza anche quando ragioniamo sul resto. Venendo alle cose che avete, alle domande che avete formulato, tutte domande molto importanti. Allora, il confronto con la Germania, e quindi il confronto tra la Rote Armee Fraktion, insomma, la Baader-Meinhof e le Brigate Rosse. Il contesto tedesco e il contesto italiano sono abbastanza simili nel 68, ovvero la mobilitazione giovanile è una mobilitazione importante che investe tutte le università, che investe anche il movimento è capace di portare la contestazione nella società tedesca. E in questo quindi ci sono forti analogie. Dopodiché però in Germania il movimento è rapidamente riassorbito, mentre resta questo che è un gruppo molto piccolo, che agisce, in proprio, senza, per scelta, ma anche perché il movimento, si è fortemente riassorbito, e quindi non ha e non può avere collegamento con il movimento. Quindi fa una scelta particolarmente militarista, la RAF, chiamiamola così, fra l'altro con alcuni attentati in luoghi pubblici, cosa che le Brigate Rosse mai faranno, che ne pensino i nostri allievi. Quindi ha un modus operandi in parte diverso dalle Brigate Rosse. Il punto di collegamento e l'analogia è il rapimento del presidente della Confindustria, Schleyer, simile poi al rapimento Moro, ma il modus operandi dei due gruppi in realtà è molto diverso. Le Brigate Rosse nascono all'interno della mobilitazione del 69, e quindi la mobilitazione operaia, sono frutto di alcuni gruppi che intendono lavorare nelle fabbriche e in qualche modo ci sono e ci lavorano, e per i primi 2 anni sostanzialmente la cosiddetta fase della propaganda armata hanno l'idea di dover operare militarmente all'interno e a fianco del movimento, anzi contrastare con le armi quella che loro reputano. Qui in contrasto con l'analisi che altri facevano, essere già la controffensiva padronale, cioè le Brigate Rosse dicono praticamente nel 70-71, quindi molto presto, il movimento nelle fabbriche sta rifluendo per tenerlo in piedi e contrastare la controffensiva padronale, si deve ricorrere alla lotta armata, che intendono peraltro come colpire i capi, i capetti, danneggiare la produzione, fare i sequestri, diciamo così, i sequestri di propaganda dimostrativi. E il salto poi avviene più avanti, fra il 73 e il 74, l'obiettivo diventa non più la lotta in fabbrica, ma la lotta direttamente contro lo Stato. Quella che viceversa la RAF fa subito, la RAF si muove subito contro i poteri forti, diciamo così, perché appunto non c'è nessun radicamento in fabbrica. Quindi i collegamenti di cui si è parlato poi non sono collegamenti operativi, sono, ma quello che si sa, collegamenti che si basano sullo scambio. Talora forse di armi, talora forse di informazione, ma lo stesso vale per la RAF, le Brigate Rosse con la RAF, come con l'ETA, probabilmente con l'IRA, insomma, ma, e soprattutto forse poi con Action France, con Nazionale, no, insomma, con il gruppo Action Directa in Francia. Quindi collegamenti all'esterno, poiché il collegamento maggiore all'esterno delle Brigate Rosse è in realtà con i palestinesi, che sono la fonte di parte delle armi che vengono acquistate o diciamo lucrate. In alcuni casi lucrate vuol dire che vengono
palestinesi vendono armi e le BR ne fanno da tramite, ne trattengono qualcuna in più. Le BR vanno, almeno alcuni sembra siano andati ad addestrarsi nei campi paramilitari palestinesi. Questo per dire che le brigate rosse sono un fenomeno autoctono, pienamente autoctono, e rispondono a una logica, che è una logica tutta nazionale. Poi possono avere preso esempi, per esempio, dai gruppi armati nell'America Latina, in particolare dai Tupamaros. Quest'idea del sequestro era appunto un'idea e una pratica dei gruppi armati sudamericani, sia del sequestro esemplare, poi in realtà dei sequestri più gravi, che definiscono con l'uccisione dell'ostaggio. E il terrorismo nero, comunque i gruppi neofascisti, loro hanno, a quello che se ne sa, una rete decisamente più consistente, collegamenti decisamente più consistenti con l'esterno, e in particolare con la Grecia, dove molti giovani del movimento sociale vanno ad addestrarsi a raduni, insomma, frequentano gli ambienti greci. E peraltro in Italia ci sono tra gli studenti i cosiddetti fuorisede greci, sia esponenti dell'opposizione, quindi del movimento greco, che sono stati costretti a lasciare la Grecia, sia anche però invece esponenti legati al regime, che sono presenti in Italia. In più vari esponenti di Ordine Nuovo e in parte di Avanguardia Nazionale, è abbastanza assodato che abbiano avuto robusti legami non solo genericamente con il regime franchista in Spagna, ma soprattutto con una rete neofascista che parte dal Portogallo e che ha uffici anche in Francia e che tenta di creare una sorta di internazionale nera in vari paesi europei, e l'Italia probabilmente uno dei posti dove sono più presenti. La questione è il rapporto con i servizi segreti americani e con le amministrazioni statunitense. Allora, come ho cercato di dire, per quello che se ne sa, da un lato questi rapporti ci sono, cioè ci sono di volta in volta agenti delle varie amministrazioni, di vari servizi, perché insomma negli Stati Uniti esiste quella che noi chiamiamo la CIA, esiste l'FBI, poi esistono gli apparati della NATO, quindi varie amministrazioni militari che svolgono il ruolo che noi definiamo così di servizi segreti. Sicuramente ci sono rapporti tra esponenti di questi servizi, cioè quindi singoli agenti che possono lavorare, per esempio, a Vicenza nella base NATO, possono lavorare in ambasciata e che hanno rapporti con i neofascisti. Bisogna capire che tipo di rapporti, e quindi in alcuni casi sembra abbastanza provato che li abbiano direttamente sollecitati e magari finanziati, e in qualche caso armati. Soprattutto in Veneto il rapporto, la sovrapposizione fra neofascisti, la vecchia organizzazione di Gladio e quindi le organizzazioni che ne rappresentano in qualche modo l'estensione o una parte più attiva, si sovrappongono almeno in alcuni periodi con alcuni ufficiali o agenti americani. Quindi il rapporto sembra essere più sul piano direttamente militare, e l'ambasciata sembra comparire meno in questa stagione. Compariva sicuramente negli anni 50
è ben documentato quando l'ambasciatrice era Clerus. Negli anni 70 invece è anche lì, però, perché cambia l'ambasciatore. L'ambasciatore Cefino, mi sembra, 69-70, è fortemente anticomunista. L'ambasciatore successivo, nonostante l'amministrazione sia ancora Nixon, è comunque fautore, perché dentro l'amministrazione americana c'è una fortissima dialettica, naturalmente. E quindi, a seconda di chi guida, da un lato l'amministrazione, soprattutto guida ovviamente la segreteria di Stato o il consigliere per la sicurezza nazionale, e dall'altra chi è l'ambasciatore, l'orientamento e l'atteggiamento cambia, non è più di tanto il presidente, ma sono i singoli responsabili dell'amministrazione. Nel corso degli anni 70, le forti preoccupazioni che esistono per la crescita del Partito Comunista vanno comunque via via attenuandosi. Naturalmente nessuno nell'amministrazione statunitense vuole il Partito Comunista al governo. Come è noto, ci si fida poco di Moro, si teme il pre-potere di Moro dentro la Democrazia Cristiana, però io credo che, appunto, fra la politica di Berlinguer e via via la maggiore comprensione della situazione italiana, ricordo Berlinguer arriva a dire che si sente molto più sicuro sotto la NATO e sotto il Patto di Varsavia, non c'è un intervento dominante che risulta cogente sulla situazione italiana. Cosa sarebbe successo se il Partito Comunista avesse superato in sede elettorale nel 76 la Democrazia Cristiana? Non lo sappiamo, non abbiamo però forti segnali in questo senso. Non siamo al 1948 con i piani di rovesciamento del governo, o poco meno. Certo c'è una forte preoccupazione, però anche qui la Democrazia Cristiana nell'insieme, con i suoi equilibrismi interni, riesce diciamo così, a tranquillizzare l'amministrazione statunitense. Non dimentichiamoci che Cossiga è al tempo stesso l'uomo del dialogo col Partito Comunista e viene considerato uno dei più atlantisti dentro la Democrazia Cristiana. C'è ovviamente un passaggio in presidenza, perché diventa presidente Carter, che è un presidente democratico, ma io credo che soprattutto dipenda, le varie fasi siano riconducibili appunto a chi governa la politica estera, per capirsene, quindi la segreteria di Stato o il singolo ambasciatore, che è in grado di garantire rispetto agli equilibri che si stanno creando. E non c'è in Italia negli anni 70, per un osservatore decente, il pericolo della creazione di un regime comunista come negli anni 40 in Cecoslovacchia o in Polonia o altrove. Dall'altra parte, non dimentichiamoci, perché il discorso sta su due lati, che si è parlato tantissimo di una eterodirezione delle Brigate Rosse da parte dei servizi segreti cecoslovacchi o bulgari o direttamente sovietici in funzione anticomunista, anti-berlingueriana e così via. Cioè c'è un grande gioco ovviamente dei servizi segreti, che fanno il loro mestiere e cercano di capire chi c'è, chi si muove, cosa fa. Cercano anche delle volte di sollecitare in una direzione dell'altra o nell'altra. Io credo che però non possiamo considerare le Brigate Rosse sostanzialmente eterodirette, e così come i neofascisti furono sicuramente strumento, ma per chi erano loro stessi parte di un gioco a più componenti, che ripeto stava anche in parte dentro la Democrazia Cristiana, dentro il Partito Socialdemocratico, non a caso
fortemente atlantista o comunque in alcune sue componenti, ma il gioco parte dall'Italia e nonostante tutte queste spinte si risolve nel confronto interno al nostro paese. L'ultima questione, quella di Gelli, qui ne sappiamo, secondo me, ancora molto poco. Al di là della lettura dei documenti, si fa impressione, c'è da chiedersi in realtà quanto quello che scriveva Gelli, o chi per lui, perché non so nemmeno se Gelli avesse poi davvero la cultura per scrivere quelle cose. Non corrisponda in realtà a delle tendenze che sono comunque presenti nelle nostre istituzioni. C'è tutto un dibattito, insomma, sull'eccesso di democrazia, sull'incapacità delle democrazie di decidere, sullo spostamento ovviamente del potere reale, del potere di governance in determinate strutture, che siano il governo, le grandi agenzie pubbliche e private rispetto al Parlamento, insomma, e quindi c'è da aver paura perché questi processi esistono, però ecco, io credo che il nostro Parlamento, e fra l'altro più di altri parlamenti, si svuota non tanto perché c'è un Gelli che trama nell'ombra, ma quanto perché il sistema politico si indebolisce, i partiti non sono stati all'altezza delle sfide che si trovavano davanti e all'altezza ovviamente delle sfide che investono inevitabilmente società complesse come le nostre. Il degradimento della politica e del ceto politico è di fronte agli occhi di tutti e purtroppo non è solo responsabilità di Gelli che è morto da un pezzo. E quel processo di decadimento e di espropriazione rispetto del Parlamento, rispetto a se stesso, non si è certamente arrestato con la morte di Gelli. Allora, qualcun altro ha qualche domanda da fare? Altrimenti, insomma, chiediamo, sono un quarto alle 7, possiamo anche chiudere qui. Allora, io volevo ringraziare il Comune per la piattaforma, la signora Zanaga, per la piattaforma, per l'assistenza indispensabile perché non saremmo riusciti a fare sicuramente questi collegamenti. L'Istituto Storico della Resistenza, stasera il professor Neri Serneri, per i quattro incontri estremamente interessanti, esplicativi, per l'impegno che sempre mettete quando in qualche maniera ci aiutate nell'offrire questa cosa anche a tutti quelli che vogliono e anche alle insegnanti del nostro territorio. E quindi grazie davvero, grazie anche a tutti quelli che hanno partecipato. L'attestato sarà consegnato, come ha detto prima Luigi De Maschi, nei prossimi giorni. Quindi vi saluto e vi ringrazio per la presenza. Grazie davvero. Arrivederci a tutti. Grazie, vedo, Grazie scusate. a tutti.